Camillo Carmignani, Parma Ecco di Milano. Eccomi, grazie. Una salumeria con i prodotti tipici di Parma in centro a Milano, che è una cosa veramente geniale, secondo me. Noi, fra l'altro, siamo molto legati al territorio, quindi il fatto che un imprenditore che viene dal mondo della moda, mi sembra, no? Quindi sì, che non hai un'esperienza. Abbigliamento, via. Abbia ideato dopo. Abbia avuto questa idea, proprio il coraggio di portare una salumeria tipica di Parma nel centro di Milano. Quindi la parola a Camillo, che è con suo padre, Stefano. Ernesto è tuo figlio. Ernesto è mio figlio, anche tuo padre. Sì, in effetti, vabbè, nell'abbigliamento io ci sono caduto per caso, invece sono nato nel cibo, nel senso che il mio papà è sempre stato molto appassionato di cucina, selezionatore di prodotti, in particolare del nostro territorio, quindi a casa abbiamo sempre avuto, devo dire, come si può vedere, anche dei buoni culatelli, dei buoni prosciutti, del buon parmigiano, eccetera. E lui, che anche lui non viene da questo mondo, 25 anni fa, credo, ha comprato tutto l'interno di una vecchia macelleria di Torino dell'inizio dell'Ottocento, un banco molto bello di marmo, la cassa, e l'ha messo in un magazzino in attesa di utilizzo. Dopodiché abbiamo cominciato all'inizio del 2000, devo dire, a pensare di mettere in opera questa nostra passione, no? Per questi prodotti parmigiani. Abbiamo parlato tanto, lui aveva le sue cose da fare, io avevo le mie cose da fare, e per un po' di tempo è stata solo una chiacchiera. Dopodiché abbiamo deciso di farlo. E io mi sono messo alla ricerca di un locale, di un locale giusto, cosa che facevo per un altro settore, però abbiamo trovato un posto molto bello a Milano, in Corso Garibaldi, quindi Brera, quartiere molto vivo di giorno, molto vivo di sera, con clientele diverse, e abbiamo aperto questo Parma & Co. Allora, Parma & Co. è una salumeria parmigiana, tipica, senza gastronomia, cioè sono salumi, pasta fresca e formaggio parmigiano di diverse tipologie, più di 40 salumi, e con una cucina attaccata, diciamo, quindi non siamo ristoratori, la nostra formula di cucina è molto semplice, ci limitiamo a fare dei tortelli, quindi a cuocere degli alimenti che partono buoni di partenza, che selezioniamo chiaramente nei posti che ci piacciono, e quindi è così una formula come poteva essere quella delle sorelle Picchi un tempo, ecco, con una ristorazione ancora più semplificata, se vogliamo, portata a Milano. A Milano perché è vicino a Parma, perché pensiamo che sia un banco di prova interessante, per poi eventualmente andare anche in alcune altre città e soprattutto all'estero. Si parla di qualità, oggi noi siamo partiti da una ricerca veramente approfondita su tutta la parte salumi di Parma. Abbiamo girato in lungo e in largo tutta la provincia, noi siamo abbastanza appassionati della zona di collina, quindi abbiamo girato delle aziende che lavorano come una volta dal punto di vista probabilmente dell'impegno con la qualità e quindi con la necessità di seguire quelli che sono oggi tutti gli standard qualitativi. Abbiamo trovato veramente delle aziende da artigianali a comunque molto piccole sempre, che sono in grado di dare dei prodotti eccezionali. La grande soddisfazione è che a Milano questa cosa è stata capita quasi subito. Noi abbiamo a mezzogiorno una clientela soprattutto business, diciamo, nel senso che l'intorno ci sono uffici, ci sono, diciamo, tutte le banche, società di consulenza, studi legali, a cui cominciamo anche a fare dei piccoli catering per business lunch o pranzi soci, facciamo tutta una serie di cose molto, molto semplici, fornitura dei prodotti, però cominciano a conoscerci. Abbiamo aperto un anno e mezzo fa, e quindi è un'attività molto, molto, molto recente. All'inizio avevamo il problema, la nostra unica vera paura fra tutte quelle che avremmo dovuto avere, perché in realtà noi non abbiamo fatto delle grandi ricerche di mercato, ci piaceva l'idea, ne avevamo uno in testa, siamo partiti e abbiamo aperto, quindi non è che abbiamo fatto tante. Però in effetti
la nostra paura era un po' quella di doverci andare a posizionare in un ambiente competitivo molto pieno di attività di ogni genere, perché voglio dire, nel primo tratto di Corso Garibaldi ci saranno 50 posti dove si mangia. Chiaramente noi abbiamo voluto un po' imporre la nostra qualità, però sulla fascia pranzo avevamo il problema del prezzo. Il nostro grande punto interrogativo era: è vero che noi offriamo una certa qualità, ma se al bar spendono 8 euro da noi ne spendono 12, capiranno questa differenza dei 4? E per fortuna devo dire di sì. Ecco, quindi questo è, la qualità ci ha aiutato almeno ad avere questo passaggio, che poi in realtà ci ha aiutato moltissimo a selezionare anche un certo tipo di clientela, che va, come nel caso della Franceschetta, devo dire, da una clientela giovane a una clientela, cioè una clientela di tutte le età, e questo mi fa molto piacere. Chiaramente condivido il fatto che i giovani siano preparati, e spesso più preparati, e comunque più che più preparati in maniera diversa dagli adulti, che a volte sono un po' arroganti nella maniera di imporre la loro conoscenza, che a volte è solo così superficiale. E quindi così siamo a Milano con l'idea di espanderci, e ecco, se guardiamo questo schema, sì, di sicuramente la selezione accurata dei prodotti, e quindi appunto la qualità dei prodotti, è sicuramente quello che ci ha fin dall'inizio così posizionati dove volevamo. Ecco, quindi anche noi abbiamo una cucina che è al limite, nel senso che non si può definire piccola, è in minuscola. Però la scelta proprio che ci interessa, sì, è proprio quella di proporre una salumeria tipica di Parma con, sì, una piccola proposta gastronomica. I cappelletti, per esempio, mangiare un piatto di cappelletti in centro, sì, a Milano, sì, non, certo, è una cosa, no, ovvia. Noi torta fritta, salume, cappelletti, tortelli e un altro paio di piatti. Facciamo 5-6 cose, cerchiamo di farle bene, al meglio, come piace mangiarli a noi. Non ammettiamo né preparazione né materie prime che siano diverse da quelle che abbiamo, Cecilia, sempre usato a casa nostra. Come dice la Cecilia, che tu conosci bene, mm-hmm, senza se e senza ma. Quindi, senza se e senza ma, assolutamente. No. 5 cose o 6, ma fatte veramente bene. E questo appunto è stato trasferito sui nostri clienti, che sono contenti, e anche noi abbiamo un discreto, sono storie di successo un po' presto, ma discreto successo nel frattempo. Bravi. Grazie. E mi ricollego a quello che diceva sia Luigi che Luciano, cioè la tradizione che ti ha trasmesso tuo padre, no? È bellissima, secondo me, no? Quanto siamo legati a un'educazione al gusto che parte da quando siamo piccoli, perché poi un altro aspetto che è venuto fuori in modo chiaro è che le abitudini alimentari sono le più difficili da lasciare, nel bene e nel male. Tu sei stato fortunato, devi ringraziare tuo padre.